Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro solito Simone Balessin e oggi finalmente, ecco qua, ce l'abbiamo. Guardate un po', oggi è il 4 dicembre del 2021 ed eccoci qua, belli pronti, finalmente ce l'abbiamo. WordPress 5.9 beta 1 nella release che in questo momento è la release giornaliera dei test che stanno facendo con il nostro bel tema Sensei S2. Adesso gli diamo un'occhiata, ok? Però prima di tutto iscrivetevi al canale, aiutatemi a far crescere la community, lasciatemi tutti i dubbi che volete, un bel like. Commenti, quello che vi pare, come funziona, lo sappiamo già benissimo tutti quanti. Noi ci vediamo dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, come vi stavo dicendo prima, ho finalmente a disposizione, penso che sia uscita qualche giorno fa, la fantomatica beta di WordPress 5.9, dove ho prontamente installato il mio tema Sensei S2. Allora, la settimana scorsa ho pubblicato un video dove vi mostravo i primi esperimenti dentro il backend dell'editor con la 582 con Gutenberg come plugin installato di terza parte e il mio primissimo esperimento su un tema FSE, Full Site Editing, ok? Quindi ci sono già delle novità, dei cambiamenti, ok? Quindi li vediamo in questo video che sarà abbastanza rapido, non sarà un videone di quelli stratosferici. Quali sono già le piccole cosettine che ho individuato? Vi ricordo tra parentesi che l'uscita di WordPress 5.9 è stata spostata dal 14 dicembre al 25 gennaio del 2022, quindi insomma c'è tempo. Quando voi vedrete questo video, penso che sarà più o meno verso il fatemi vedere, dovrebbe essere martedì 21 dicembre, oggi, mentre state vedendo il video. Ok, andiamo a vedere quali sono le differenze e le novità. Allora, prima di tutto voglio rassicurare il pianeta. Per quello che ho potuto vedere in questa prima installazione, in questo primo smanettamento mattutino, quello che vi posso dire è che il mio tema Sensei S2 funziona tranquillamente, cioè non c'è stata, come potete vedere anche dalle anteprime, nessuna tipologia di rottura di balle. Qui ho caricato anche lo unit test di WordPress per poter andare a vedere un attimino con calma. Questa è già la versione Sensei 2.4.3 che non ho ancora rilasciato, su cui sto facendo i test. L'unica cosa dove ho trovato una piccola casistica da sistemare è una cazzata sul foglio di stile dove le didascalie erano leggermente spostate con un bottom da sistemare che ha sballinato rispetto a quello che era per la versione precedente. Ogni tanto queste cazzate di CSS me le devo mettere a posto, rivedere un attimino tutte le varie ed eventuali. Per il resto, come possiamo notare, l'interfaccia e la struttura è rimasta praticamente identica. Quindi, a supporto di quella cosa che vi avevo detto, che presumibilmente il fatto che FSE funzioni e stravolga i vostri siti una volta che andiamo a fare l'aggiornamento è determinato dal tema che andate ad installare. Perché questa versione di WordPress supporta completamente FSE, per quel che ho potuto vedere, ok? Non a caso, infatti, adesso andiamo invece a installare qui e attivare il mio temino nuovo basico, ok? Che è Sensei SE con il full site editing integrato. Lo andiamo ad attivare e vediamo come cambia la nostra struttura. Allora, attivo e vedremo subito che qui è già cambiato tutto. Temi, editor, menu di navigazione. Vabbè, questo team check per andare a vedere un attimino le occorrenze. Ok, mi sembra tutto abbastanza regolare. Da questa parte andiamo a cambiare. FSE è completamente attivo. Vedete, questo è il tema che avevo già mostrato nella versione, nel video precedente. Ok, non abbiamo grossi stravolgimenti, è rimasto tutto tale quale, quindi anche a livello pratico funziona tutto perfettamente. Anche qui come blog dovrebbe essere tutto a posto. Sì, direi di sì. Ok, è tutto perfetto, quindi perfetto, siamo contenti di ciò. Allora, quello che andiamo a vedere invece sono i cambiamenti che ho potuto notare all'interno dell'editor, perché nell'editor qualcosa cambia. Se avete visto il mio video precedente, avete visto come si muovevano i blocchi. Entriamo nell'editor, quindi andiamo a modificare come era fatta la struttura del backend. Allora, la prima cosa che ho visto di diverso è questa sezione dedicata ai template su cui stiamo lavorando, che possiamo vedere anche qui, che ci fa vedere e ci carica delle dinamiche. Anzi, in realtà non sta caricando un po' più niente perché ho semplicemente due piccoli blocchettini. Ok, va bene. Il vero cambiamento l'ho trovato qua, sul toggle di navigazione. Se lo andiamo a aprire, vedete, è diverso da quello che vi ho mostrato nel video di settimana scorsa. Qui abbiamo sito e poi qui abbiamo template, che però non ci rimanda dentro la schermata del menu laterale come abbiamo visto settimana scorsa, che ci fa navigare, ma in realtà ci porta direttamente a questa schermata principale.
che ci dà accesso alle singole occorrenze, vedete? Single post, entriamo e dovrei poter essere portato, si richiude tutto, non so se era meglio prima o se è meglio adesso, ok? A quello che è l'articolo che sto visualizzando, la sezione del template degli articoli. Se vado a riaprire e andiamo a vedere i template parts, potremmo vedere invece header e footer con la stessa modalità e andare a richiamarli. Come vedete, qui mi piace un po' meno la strutturazione, ma come potete vedere non abbiamo installato Gutenberg come plugin di terza parte, è rimasto tutto tale quale. Una cosa che non mi è assolutamente chiara, che invece era chiarissima nella navigazione strutturale precedente, è come fare a spostarsi all'interno delle singole pagine per le modifiche da qui. Vi ricordate, nel video scorso noi andavamo dentro template, si aprivano tac, potevamo gestire pagine, casini, roba mestieri. In questo momento mi sembra che la cosa non sia fattibilissima, ma che stiamo lavorando solamente sui singoli template. Infatti se vado qua e apro una pagina, vediamo un po', mi fa vedere il blocco per la strutturazione delle pagine, ma non mi fa vedere ancora al momento le strutture delle varie pagine. Volevo provare a vedere se entrando da qui, questo è un test che non ho fatto, entriamo da qua, è ancora in fase di traduzione ovviamente, rispetto a che se installiamo il plugin, vediamo un attimo cosa fa, se mi porta sulla singola pagina. In realtà no, in realtà vedete ancora no, quindi non so se poi questa cosa installando Gutenberg cambierà. Anzi, subito che facciamo, proviamo a installare Gutenberg, vediamo se cambia qualcosa. Allora, usciamo da qua, andiamo sulla dashboard, però mi pare strano, lo trovo abbastanza strano che sia ancora necessario installare Gutenberg in esterno. Proviamo, allora, installazione, e vediamo un attimino. Wow, mi è partita la ventola, come mai? Perbacco, ah, perché c'ho la batteria, ormai è a puttana la batteria di questo computer, ragazzi. Non avete idea di quanto mi ha massacrato la batteria fare un anno di streaming e fare l'editing dei video. Maledizione. Vediamo un po' cosa cambia adesso. Ricarichiamo, adesso abbiamo Gutenberg installato come plugin. Vediamo se cambia qualcosa. Ma in realtà attualmente non funziona niente. Fantastico, come mai? Vediamo. Allora torniamo di qua. È sparito anche il menu di navigazione nel frattempo. Interessante, interessante. Se faccio modifica sito da qui, cosa mi dice? Editor beta e non si apre una mazza. Ah, eccolo qua. Ok, con calma, però io ce l'avevo un menu fatto. Ok, qua sono sulla singola pagina. Vediamo qua cosa succede. Questo template rimane tutto grosso modo uguale. Se apro qua, si torna alla visualizzazione precedente. Quindi, sostanzialmente, ragazzi, mi sa che nonostante quando uscirà questa, a parte che adesso siamo in beta, stanno ancora lavorando, c'è ancora un bel po' di lavoro da fare per raggiungere FS completamente. Mancano ancora delle cose, vediamo un po', non riesco a muovermi tanto, vediamo se ci muoviamo come quello di prima. Sì, perché qui abbiamo i contenuti e tutto il resto. La bacheca, sì, esci, aspetto. Ci sono delle opzioni che ancora non sono presenti, ok, perché se andiamo a disinstallare Gutenberg ovviamente torna tutto come era prima e mancano ancora un po' di robe, a meno che non mi stia sfuggendo un passaggio o qualcosina per strada, ok. Vabbè ragazzi, questo, come vi dicevo, è un video veloce, siamo sotto i 10 minuti, era giusto per farvi vedere le novità su cui stavo cincischiando allegramente questa mattina, ok. Quindi di fatto questa è la nostra situazione. Poi questa mattina sono le 15.43, ho perso la connessione del tempo. Vabbè, che cazzo, allora non ci siamo ancora, siamo ancora un po' lontani. Non so dirvi se questo sarà l'ultimo video prima delle vacanze, può darsi che forse ve ne farò uno il 28? 28 potrebbe anche essere che ne faccio uno il 28, ma sarebbe assurdo farvi gli auguri il 28 che Natale è il 25. Quindi nel caso, ma fanculo anche gli auguri di Natale, chi se ne frega. Ok, buono, grazie di tutto ragazzi, noi ci vediamo alla prossima con altri video sul full site editing, man mano che le cose migliorano, vi tengo aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima. See you next time.